Ok, ci siamo, prova. Tutto ok? Perfetto. Ciao amici, nuovo weekend, nuovo reading vlog. Tra l'altro oggi mi è preso proprio così di filmare, fare un vlog, perché sto per andare a Book Pride. Siamo arrivati al weekend di Book Pride e è sempre un momento molto bello per la community di lettori, perché di fatto ci riuniamo tutti in questo capannone ed è sempre una festa, motivo di scambio, occasione per comprare libri, anche occasione per vedere tanti creator della book community, ci si incontra sempre, si scambiano quattro chiacchiere, quindi sono occasioni che io aspetto sempre con super entusiasmo. Ovviamente il re, l'evento re, il Sanremo della book community, chiamiamolo pure così, è il Salone del Libro, però comunque anche questi piccoli eventi, Book Pride è più un evento fieristico per cui si sta tutti nello stesso posto ma in un altro momento dell'anno e con un'altra modalità, anche Book City che è più diciamo sparso in giro per la città, però anche quello è sempre un'occasione molto bella di scambio con altri lettori, per andare a sentire delle conferenze, tipo oggi c'è Nisha Dolan che parla in conversazione con Claudia Durastanti che è la traduttrice dei libri di Nisha Dolan. Io avevo letto Tempi Eccitanti, mi era molto piaciuto tutto, quindi me lo porto e spero, dita incrociate, di riuscire anche a farmelo firmare, vedremo. E tra l'altro loro presentano il nuovo libro, Una coppia felice mi pare che si chiami, sempre edito Atlantide, sempre tradotto da Durastanti, quindi fanno quattro chiacchiere su questo nuovo libro. Io dovrò legarmi le mani perché questo mese ci sono un sacco di cose che devo fare, quindi non potrò darmi la pazza gioia con gli acquisti librosi, però comunque ci tengo a portarvi con me, a raccontarvi un po' questa giornata, anche perché vado con le amiche di Instagram, vado con le solite, col solito gruppetto amante dei libri che mi accompagna sempre quando appunto andiamo a fare questi giretti. E quindi, visto che di solito facciamo sempre questi vlog iper casalinghi, ho pensato dai, facciamo un vlog in cui finalmente posso fare vedere qualcosa che faccio durante il weekend che sia allegato ai libri, non solo ai libri ma anche alla community che sta dietro appunto ai libri sui social. E quindi eccoci, andiamo da Book Pride. Immancabile sportina, perché dove li mettiamo se no i libri? Thank you.
continui cicli di estinzione, migrazione e rinascita. La vita nell'oceano rosso con la lettrice esatto. di Esatto, madonna, questa è pure un po' lunga. Ai primi del Novecento, l'antesignana del femminismo cinese, Qiu Jin, raccontò la storia di una principessa che, tramutatasi in un uccello di nome Jing Wei, aveva tentato la disperata impresa di riempire il mare di pietre. E tra l'altro questo è stato anche l'unico libro che ho comprato a questo Book Pride, quindi prossima lettura sicuramente La coppia felice di Nisha Dolan. Mi era piaciuto, tempi eccitanti, questo devo dire che ha delle recensioni un po' meno entusiaste, un po' più tiepide, però sono curiosa perché qui si aggiunge anche il tema del matrimonio, siamo sempre nell'ambito millennial fiction, ma qua si aggiunge anche il tema del matrimonio e quindi come questi due giovani vivono appunto la necessità di sposarsi. La coppia felice è un romanzo corale, crudele e brillante che racconta con acuta lucidità il caos che sa essere la vita di coppia oggi, tra speranze, illusioni, paure, fragilità, problemi economici e sentimentali. Beh, mi aspetto che sia altrettanto cinico rispetto a tempi eccitanti, che devo dire mi era piaciuto proprio per il suo cinismo e anche la lucidità di raccontare determinate categorie di rapporti e anche la linea sottile e tutte le aree grigie che caratterizzano appunto i rapporti liquidi di oggi in tempi di incertezza emotiva e sentimentale. Non mi aspetto tra l'altro un libro particolarmente ricco dal punto di vista della trama, tra l'altro quello che capisco è che c'è appunto questa coppia di fidanzati ufficialmente promessi sposi, che sono Luca e Celine, che nell'organizzazione del matrimonio devono organizzare anche la festa di fidanzamento, e questa festa di fidanzamento vengono invitati insieme ad amici e familiari anche i rispettivi ex, e quindi diciamo c'è questa componente di disturbo nell'idillio della coppia, che sicuramente aiuta anche l'autrice a dissezionare per bene tutti quelli che sono i traumi che ognuno si porta dietro e i bagagli che ognuno si porta dietro, perché comunque quando si incontra qualcuno non si è mai persone, diciamo, completamente immuni da quello che è il passato, anzi ci si porta dietro tanti fardelli, solitamente, che in qualche modo si cerca di superare.
E se la talentuosa Nisha Dolan di tempi eccitanti sicuramente sarà anche in grado di raccontare alcune dinamiche un po' distorte, un po' bizzarre tra personaggi che vivono le proprie incertezze, cioè sia in realtà le proprie incertezze quanto anche poi le proprie convinzioni, in una maniera che alla fine finisce ad essere esattamente in linea con i tempi in cui viviamo. Quindi anche questo parallelismo, diciamo, tra incertezza contemporanea e modalità di vivere le relazioni. Sono proprio curiosa. Anzi, su questo, se avete dei libri in particolare che vi piacerebbe che io leggessi, diciamo, live insieme a voi, ditemi nei commenti, fate qualche proposta, che se poi sono libri che in effetti mi interessano, sicuramente posso pensare di leggerli in un weekend insieme a voi e raccontarveli, insomma. Ieri è stata una giornata molto carina, io mi sento sempre molto ispirata, molto carica dopo aver passato delle giornate con le altre mie amiche creator o comunque in ambienti così stimolanti, facendo anche quattro chiacchiere con le persone degli uffici stampa, delle case editrici. Avrei voluto ovviamente comprare molti più libri di quelli che ho comprato, ma mi tengo il mio gruzzoletto pronto per darmi alla pazza gioia poi al salone, che sarà a maggio. Quest'anno vado addirittura per 3 giorni, da venerdì a domenica, quindi avremo tempo per far danni sicuramente. Adesso però torno alla mia domenica, programmi di oggi: andare avanti col mio libro attualmente in lettura, che è il secondo volume della trilogia di Lunga Vista di Robin Hobb, che è un fantasy che mi sta piacendo molto, quindi vorrei andare avanti e finirlo prima della prossima settimana, sperando di riuscire a farlo già oggi. Mi sembra impossibile perché mi mancano ancora 200 pagine, quindi la vedo un po' troppo ottimistica, però comunque vorrei finirlo nei prossimi giorni, anche perché a breve parto e vorrei portarmi un libro da leggere ex novo nel mio viaggio, e quindi concludere il libro che ho attualmente in lettura. Un fantasy, tra l'altro, che mi sta piacendo davvero tanto, di cui in realtà vorrei proprio parlarvi, ma sto aspettando di aver letto tutti e tre i libri in modo che io possa parlarvi della trilogia in modo più completo. Altri programmi di oggi: tantissimo editing, perché vorrei che fosse pronto il video della prossima settimana, così da non rimanere indietro, visto che appunto, come vi ho detto, a breve la prossima settimana sarò via. Un bel wrap up di quelli che non facciamo da un po'. E poi, visto che si avvicina la notte degli Oscar, vorrei recuperare Anatomia di una caduta, che è uno dei pochi che mi manca, è uno dei pochi film che mi manca tra quelli candidati al miglior film, insieme alla Zona di interesse e a Maestro. Di Maestro ho sentito opinioni abbastanza negative, quindi dubito che lo guarderò, però la Zona di interesse e Anatomia di una caduta vorrei guardarli entrambi. E oggi ho visto che su Prime è disponibile, anche se a pagamento, però è disponibile Anatomia di una caduta, che non ho fatto in tempo a vedere al cinema, quindi pensavo di vedere quello. E basta, come sempre, domenica tranquilla come quelle che piacciono a noi, e basta, direi. Come sempre, grazie mille di essere arrivati fino a qui, io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, e noi come sempre ci vediamo al prossimo. Ciao!